Ciao bimbe, oggi tutorial della palla bianca cashmere. Eccola qua. Palla realizzata con girigogolo 14 cm, tubolare cashmere, nastro cashmere alto 5 cm, l'abbagliante, filino per appendere la pallina, palla di plexiglass 12 cm e LED. Si procede. Intanto prendete il tubolare cashmere, lo inserite all'interno del metallo del girigogolo e andate a rivestire completamente il metallo, ok? Quando arrivate in fondo, mettete un goccino di colla. Mancano già gli stick, la pistola. Un goccino di colla in cima e in fondo. E chiudete in questo modo. Qui e di qua. E questo è veramente un kit velocissimo, facile da realizzare e d'effetto. Secondo noi è d'effetto. Secondo passaggio, prendete la palla di plexiglass. Con la punta della pistola calda fate un foro in corrispondenza più o meno dell'attacco dell'asolina della pallina. Ecco. Forate bene. Poi prendete, se chiaramente vi rimane poi la plastica, prendete le pinze per allargare il foro. In questo modo, delle pinzette, possibilmente perché le forbici altrimenti le sciupate, sciupate la punta, poi non vi tagliano più. Ecco qua. Siamo. Dopodiché prendete il LED. Allora, questa cosa non ve l'ho fatta mai vedere, però insomma, tanto avrete capito tutti come funziona. Allora, quando aprite quando vi arriva il LED è confezionato, lo dovete aprire questa scatolina. Qui trovate il bollino che serve a protezione, ok? Per non far accendere la pila. Questo lo buttate via, richiudete, provate se il LED funziona. Di solito funzionano e ci siamo. E si va a mettere il nostro LED all'interno della sfera in questo modo. Quindi si inserisce tutto il LED, lo andate poi a mettere all'interno e chiudete. Ole. E questo è fatto. Andate poi a incollare il LED in modo da accendere, in modo da bloccarlo. Con un puntino di colla lo andate a bloccare sopra la pallina nella parte alta. Qui mettete il filino questo filino qua, inserite il filino e fate un nodo. Ecco, ce l'hai te, guarda, sister, così. Dammelo, vai. Questo. Avete conosciuto anche la sister? Chi ha visto le foto dell'evento? La Desa. Ora sapete, merceria creativa, da chi è composta. Allora, fate il cappietto per appendere la pallina e questa è pronta. Dopo aver fatto questo, per mettere il nostro girigogolo sulla pallina, mettete un pochino di colla nel punto, vedete, nel punto qui dove è appeso il filino. E andate a bloccarlo all'interno, in questo modo, all'interno di questi due ricciolini. All'interno di questi due ricciolini. Magari mettete anche un pochino di colla nel centro, e bloccate. Ecco qua. Andiamo a decorarla con il fiore. I fiori sono due. Ritagliate due strisce di 6 cm per 1 metro. E 40, scusate, 1,40 m è tutta l'altezza
del tessuto, diciamo, quindi lo andate a piegare, ormai questa operazione l'abbiamo fatta centinaia di volte, andate a piegarlo e con le forbici lo ritagliate ad arco, in questo modo. Adesso si fa il punto filza sul lato dritto. Sul lato dritto fate il punto filza. Allora si taglia la parte, aspetta, tagliamo questa parte qui, questa parte di qua e si procede con il punto filza. Allora, punto filza, ecco qua. Allora, stamani sono venuta a trovarci due bimbe di Perugia, direttamente da Perugia. Mi raccomando, quando venite qua a trovarci, magari prima chiamate o avvisatemi, perché magari io ci sono sempre, però metti caso, boh, un'improvvisata, chissà. All'improvviso succede qualcosa, non ci sono, mi dispiacerebbe poi non conoscervi. Quindi magari o chiamate o mi mandate un messaggio. I messaggi li leggo tutti, tranquillo, ce n'ho parecchi, siamo a oltre 200, però insomma riesco fra oggi e domani, spero di riuscire a leggerli tutti. Tranquilli che arriviamo da tutti. Siamo abbastanza impegnate, la Desa sta impacchettando a go-go. Sentite il rumore, è lei che impacchetta. Si cerca di accontentarvi nel più breve tempo possibile, però qualcuno può darsi che possa aspettare un pochino, anche perché ci sono alcuni colori del feltro modellabile che purtroppo non sono ancora arrivati. Ci hanno dato la consegna il 20, addirittura per il panna. Gli altri verranno consegnati successivamente. Io ormai non mi ci arrabbio più nemmeno, perché tanto cioè, non ha senso, perché purtroppo non dipende da noi, ma dipende da chi li produce, non dipende nemmeno dai nostri fornitori, poverini, perché anche loro sono in difficoltà come noi. Purtroppo ora le cose stanno andando così in tutti i settori, mi dicono, quindi vabbè, aspettiamo, tanto a Natale c'è ancora molto tempo, quindi avete tempo per fare tutto. Il materiale appena ce l'abbiamo, tranquille, ve lo spediamo, quindi nessun problema. Quindi, allora, detto questo, vi dico del gruppo. Il gruppo è perfetto, state facendo dei bellissimi lavori, i pattini stanno venendo benissimo a tutti, con qualsiasi materiale e colore li facciate, sono veramente, veramente bellini, da appendere al vostro albero, li potete ingrandire o ridurre a seconda di cosa ci volete fare. Ovviamente a fine mese o prima di fine mese, insomma, vediamo, comunque verso la fine del mese faremo anche un altro, metteremo un altro cartamodello omaggio, sempre relativo al Natale. Esiste? O si fa Pasqua? No, si fa Natale. Ho detto si fa Natale, Natale, Natale. E niente, quindi insomma, stiamo procedendo bene. Allora, io sono arrivata in fondo, ho strinto bene, deve venire questo. E lo andate a bloccare con due o tre punti due o tre punti di cucitura. Sul sito credo a questo punto di aver messo tutto, mancavano i rametti di vetro, mancava l'abbagliante, mancavano due o tre articoli, però abbiamo messo tutto. Se poi c'è qualcosa, tanto siete voi che ci date, che ci controllate. Fate bene, perché giustamente tante cose ci sfuggono. Allora, dopo aver fatto i due ciuffi di stoffa, li andate ad incollare uno qua e uno dietro, ok? E come questa, vedete, uno è davanti e uno è dietro, in modo da tappare anche, da coprire anche la batteria del LED. E poi, una volta aver fatto i due fiori, andate a fare con il nastro di cashmere un fiocco, fate o il fiocco classico oppure fate il finto fiocco e lo legate con il cordino che trovate nel kit, oppure
lo cucite con il filo, date due punti centrali e poi lo andate ad incollare laterale alla pallina. Questo è il risultato della pallina cashmere. Il costo del kit è di 15 euro, lo trovate già caricato sul sito www.merceria-creativa.com. il tutorial lo potete vedere anche sul canale YouTube Merceria Creativa, anzi andate ad iscrivervi, perché in questo modo riuscite a vedere tutti i tutorial uno dietro l'altro, perché ora tutti i tutorial che facciamo ovviamente vengono caricati anche su YouTube. Quindi iscrivetevi anche sul canale YouTube Merceria Creativa. E cosa c'è da dire? Niente, martedì vediamo di riuscire a fare un altro tutorial di un altro progetto. C'è da dire altro? Allora, con questo io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao bimbe!